Buonasera a tutti, siete pronti? Allora, l'ultima sera, un saluto particolare al nostro vescovo, Monsignor Roberto, che non è qui perché ha la CEI, ma ha detto che è collegato. Un saluto a tutti quelli che sono collegati. E iniziamo con la preghiera, dovreste avere il solito foglietto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, allora ci sediamo. E c'è una novità, voi che siete venuti fisicamente sarete premiati. Suor Cati ha portato due libri suoi, e se volete li potete poi ritirare, acquistare in fondo alla chiesa oppure alla portineria del seminario per chi è al Teatro Don Minzoni. Il primo si intitola Per un'altra via, seminatori di cambiamento, artigiani di fraternità. Vi dice qualcosa? E l'altro invece si intitola Già Germoglia, una lettura fraterna del Vangelo di Luca. È una lettura del Vangelo di Luca pensato per pregare insieme nelle case. Capito? Vi trovate, sarebbe bello, una volta al mese, quanto volete voi, vi trovate con gli amici in casa, chiamate chi volete e vi mettete lì e pregate insieme. Quindi da non perdere. E il costo è questo qua, Già Germoglia, 15 euro, l'altro sembra che sia gratis perché dovete aprire la copertina, e 10, va bene? Ok, allora buonasera a tutti. Dov'è Suor Katia? Vieni, va. E allora davvero un saluto fraterno e anche un grazie rinnovato ancora per questo quarto incontro che dice la fedeltà di tanti di voi. E anch'io saluto il Vescovo Roberto, sperando che ci stia sentendo e ascoltando da Roma con gli altri suoi confratelli vescovi. E allora davvero ci tuffiamo un po' in questo quarto passo, quarta serata insieme. Credo che non sia mai sprecato il momento iniziale di questi nostri incontri, nei quali proviamo a ricucire il cammino fatto fino ad ora, anche perché credo che sia giovi almeno al cammino di tutti quanti noi. Penso che sia
anche un po' la pedagogia che Dio usa con noi, ripetere, ripetere e ripetere. Diceva Paolo che c'erano alcuni nella comunità che andavano in cerca sempre dell'ultima novità, ma come un solletico, no? Alla nostra curiosità. Bene, tutti i maestri nello spirito ci insegnano che non è il molto sapere o riempirci di cose nuove, informazioni nuove, ma è andare a fondo, approfondire le cose essenziali. E allora noi facciamo come ci ha insegnato la grande tradizione spirituale della Chiesa, continuiamo a girare intorno a ciò che è essenziale, ma provando a scendere con maggiore profondità là dove le cose si vedono meglio, si vedono nella luce, dove incominciamo anche noi a masticare un linguaggio, a masticare una mentalità che, come tutte le cose importanti e sostanziose della vita, va assimilata nel tempo, ripetendo, ripetendo e ripetendo. E l'altra cosa che possiamo dire iniziando questo nostro quarto incontro, pensando da dove siamo partiti, cioè chiedendo luce allo Spirito per fare verità dove eravamo almeno un mese e mezzo fa più o meno, dove siamo nella vita, dove siamo non solo a livello personale ma anche a livello comunitario, a livello ecclesiale. E abbiamo fatto un secondo passo provando a immergerci nel dono grande della fede, ritornando all'imprincipio della nostra vita e della nostra vita cristiana, che è la vita nello Spirito Santo, cioè la vita nell'amore, nella carità, la vita nuova che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo, e cioè la vita di Dio, la vita stessa di Dio. E il nostro terzo incontro l'avevamo dedicato a condividere qualche pensiero sul frutto grande dell'amore che ha, quando l'amore abita il cuore dell'uomo, il primo grande frutto, la virtù madre di tutte le altre virtù, è certamente il dono del discernimento, e cioè la capacità di imparare a dialogare con Dio e capirti con Lui, imparare ad avere sulla realtà, sulla storia, sul mondo che ci circonda, lo sguardo suo, che sa vedere in un seme già cogliere la promessa dell'albero che nascerà, saper trovare quel filo, quella scintilla di luce anche quando sembra l'impero delle tenebre, l'ora della notte, l'ora delle tenebre. E noi oggi più che mai in questo tempo storico, in questa fase epocale tremenda e meravigliosa che tutta la Chiesa ovunque sta vivendo, questo tempo che chiamiamo crisi, ma nella sua eccezione originaria, cioè un tempo di passaggio, una Pasqua, e sappiamo che ogni volta che accettiamo, ci fidiamo di quella parola di Gesù che ci ha insegnato che si trova perdendo, si vive morendo, si risuscita quando si è data la vita, ecco, allora penso che il discernimento sia proprio questo. L'arte di vedere la vita nuova nascere dal coraggio di perdere quella vecchia, quella ormai sepolta, quella che non funziona, quella che non è più capace di generare vita. E allora questa quarta serata la vogliamo dedicare un po', è ovvio che il cerchio non si chiude, io credo che abbiamo condiviso in queste nostre serate non pensieri finiti, ma spero come delle provocazioni che poi possono, se vogliamo, e spero che siano servite a questo, spingerci un pochino più in là. Io ho pochi strumenti, quello che ho lo metto volentieri a disposizione, ma ho, non so se l'umiltà o la superbia di dire che se venisse un altro, e arriverà un altro, perché sicuramente ci saranno altre voci che vi aiuteranno nel proseguo del cammino, ma credo che chiunque non abbia a disposizione una ricetta. Però quello che possiamo fare scambievolmente è quello di, come dire, rifissare lo sguardo sul fondamento, sui punti fermi del discernimento.
E allora questa sera la dedichiamo al discernimento ecclesiale, perché il frutto maturo della vita spirituale è proprio la capacità di metterci insieme, liberi da noi stessi, per poter cercare il bene comune, il bene della comunità, il bene della Chiesa, poter cercare in una sola parola, ce lo ridiciamo anche questa sera, la volontà di Dio per la sua Chiesa. Noi facciamo i programmi, facciamo i progetti, chiamiamo l'esperto per fare la statistica, sulla base di quei dati facciamo delle previsioni, facciamo le assemblee proiettando i grafici, addirittura quanti preti saranno vivi da qui a 20 anni, quante suore ci saranno, quanti laici, le previsioni, e va bene, però siamo la comunità del risorto, una comunità che da 2000 anni sfida la forza di gravità, perché quel giorno, quando sono arrivati al sepolcro e l'hanno trovato aperto, uno che era steso, un peso morto, un cadavere adagiato sulla nuda roccia, ebbene, quel corpo si è rialzato. Quell'uomo che era Gesù di Nazaret, abbiamo saputo e crediamo alla testimonianza dei primi che lo hanno incontrato e ci fidiamo di loro che l'hanno visto vivo e ci fidiamo anche della nostra esperienza ogni volta che l'abbiamo incontrato risorto, e così l'abbiamo annunciato, che davvero la realtà è il punto di partenza, ma ciò che ci attende è il regno. La realtà è il punto da cui partiamo, innestati nella storia, obbedienti al principio dell'incarnazione. Ma il Figlio di Dio viene nel mondo, iniziamo domenica il tempo dell'Avvento, ci prepariamo di nuovo a rinnovare la nostra fede nel Natale di Gesù, nel Natale del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio parte dalla storia, parte dalla carne, parte dalla quotidianità per trasfigurarla, per rendere questo mondo, questa carne, questa storia, questo tempo, lo scrigno nel quale si manifesta il mistero del regno. E che cos'è il regno se non i fratelli e le sorelle che hanno imparato a dare la vita gli uni per gli altri? Allora Gesù è veramente presente in mezzo a noi. Noi non solo sogniamo una Chiesa così, lo dicevamo l'altra volta, forse anche con un pochino di forza, ma perdonerete magari certi accenti anche un po' forti, ma che rimanga il senso di quello che abbiamo condiviso. E cioè noi non solo sogniamo una Chiesa, ma siamo qui perché desideriamo mettere le nostre vocazioni, le nostre vite, il futuro che abbiamo da vivere a servizio di una Chiesa così. Di una Chiesa che ha un tempo favorevole, questo, proprio questo, nel quale è spogliata di tante cose che non servono alla missione della Chiesa, una Chiesa spoglia, una Chiesa nuda, una Chiesa povera, come ci ha annunciato Papa Francesco all'inizio del suo pontificato, una Chiesa dove ciò che appare immediatamente è come i fratelli sanno donare la vita gli uni per gli altri. Allora quello che condivideremo stasera è una briciola forse, ma sicuramente un po' di esperienza e un po' di vita condivisa da parte di chi, e non parlo a nome mio ma a nome di tanti con i quali anche cammino, non solo ci stanno provando, ma stanno scommettendo tutto in questo sogno di Chiesa, di una Chiesa dal volto fraterno. Allora vorrei condividervi questa sera proprio alcuni criteri di fondo che mi sembra possono essere utili per pensare un cammino di riforma, un cammino da un lato di spogliazione, perché significa, come dire, raccogliere la vita ecclesiale dispersa in tanti fronti
che forse molti di questi non servono più a nulla, raccogliere la vita essenziale, la vita della Chiesa intorno a ciò che è essenziale. È una proposta che consegno poi al vostro di discernimento, al vostro ritrovarvi, a voi fratelli sacerdoti, a tutti voi che siete impegnati nei vari consigli, nelle attività che si fanno, avete anche un ruolo da pastori all'interno delle vostre comunità. Allora partirei da due testi, uno biblico questa sera, Esodo 6, 2, 11, e poi un passaggio, un punto della esortazione della Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Vorrei mettere le cose che vi condividerò sotto queste due fari, Esodo 6, 2, 11 e poi il numero 24 dell'Evangelii Gaudium, questa grande spinta, questo grande slancio che Papa Francesco ha dato a tutta la sua Chiesa. Partiamo dal testo di Esodo, lascio poi la lettura a voi. Dio ha ascoltato il grido del suo popolo e siamo certi che in questo tempo storico Dio sta ascoltando il grido del suo popolo e si affaccia alla vita di questo popolo che soffre la pena della schiavitù, che soffre l'esilio, che vive in una terra straniera, che vive l'oppressione di una vita che non sopporta più, di una vita che non riesce più a reggere. Questo Dio risponde al grido del suo popolo e, come leggerete nella scrittura, fa delle promesse al suo popolo. Io vi libererò, io vi condurrò, io vi farò entrare nella terra promessa. Una sfilza di promesse, tutte con il verbo al tempo futuro. Il verbo che Dio utilizza nelle sue promesse è al futuro. Ogni volta che Dio parla nell'Antico Testamento, i verbi che lui utilizza, Esodo 6 è un esempio, sono sempre al futuro. A un certo punto lui si rivolge a Mosè. In mezzo a quel popolo sceglie uno, un Mosè, uno scappato di casa, un salvato dalle acque, uno che doveva morire, invece è salvo per un pelo, uno che si trova in una situazione privilegiata ma non ne aveva diritto. Da ebreo cresce nella casa del faraone e riceve tutti i benefici come fosse figlio di re, figlio di un principe. È straordinario questo capitolo 6 di Esodo, perché c'è un passaggio che questa sera può servire anche a noi. Dio fa le sue promesse utilizzando verbi al futuro. E sapete come renderà queste promesse al presente? Le farà chiamando di nuovo un Mosè. Ma questa volta un Mosè non sarà uno di noi, lo dicevo già l'altra volta. Questa volta un Mosè sarà la fraternità, sarà un gruppo di persone, una comunione di persone, una fraternità di persone. Mosè non sarà più un solo uomo, ma sarà la comunità cristiana, sarà la fraternità, sarà quel pugno di uomini che provano a scommettere tra di loro l'avventura seria della comunione, della comunione. Allora, ci sono qui tra noi persone, papà, mamme di famiglia, sacerdoti, religiose, religiosi, giovani, ragazzi. Ci sono persone tra di noi che sono disponibili a rispondere a questa chiamata per fare in modo che i verbi al futuro delle promesse di Dio diventino realtà oggi. Io oggi vi libero, oggi vi conduco nella terra promessa, oggi vi riscatto dalla tirannia dei tanti faraoni che opprimono la vita di questo nostro popolo.
Chi è disposto qui tra noi a mettere la propria vita non a disposizione di un progetto per l'autorealizzazione personale? Perché lo sappiamo, noi possiamo addirittura vivere il sacerdozio per autorealizzare noi stessi, la vita religiosa consacrata per realizzare noi stessi, il matrimonio per realizzare noi stessi. Chi è disposto qui tra di noi a spogliarsi di tutta questa vanità e mettere davvero la propria vita a servizio della volontà di Dio per la sua Chiesa, per la sua Chiesa? La misura di questa disponibilità si vedrà, la cartina al tornasole, sapete quale sarà? La libertà di imparare a dialogare e collaborare tra di noi. Collaborare davvero tra di noi, cercare insieme il bene comune, non il mio, non il tuo, ma un bene che ci supera, che ci supera. E per fare questo servono uomini e donne liberi da se stessi, liberi da se stessi. Allora mettiamo un primo punto: il discernimento ecclesiale è possibile tra fratelli e sorelle, tra laici, sacerdoti, religiosi che hanno, non dico del tutto perché quello sarà in paradiso, ma insomma ingaggiato una vera battaglia contro se stessi. Il discernimento ecclesiale è possibile quando le persone che si siedono intorno a quel tavolo o si radunano in quella cappella per pregare insieme e discernere la volontà di Dio, è possibile tra persone che sono libere dall'attaccamento a se stesse, a se stesse. Penso a tanti di voi che siete parroci, quante volte avete organizzato le riunioni, radunato i consigli, e spessissimo si va via con l'amaro in bocca o perché non si decide niente e si ricicla le cose già fatte perché è il male minore, oppure si fa quello che uno solo dice, oppure non si va d'accordo su niente. Come mai è così difficile per noi che siamo la comunità del risorto discernere con libertà di cuore la volontà di Dio? Che, ripeto, sarà sempre contro la mia e anche contro la tua, perché la volontà di Dio ci supera tutti, perché è una misericordia della quale non riusciamo a vedere i confini, i limiti. Secondo faro che vorrei accendere è questo numero 24 dell'Evangelii Gaudium. Un numero un po' lungo, lo lascio alla vostra lettura, ma qui ci sono dei verbi. E siccome, pensando che questo nostro ultimo incontro, almeno per ora, è alle soglie del tempo dell'Avvento, il tempo dell'Avvento è il tempo nel quale di nuovo ci affacciamo a questo mistero, il Verbo di Dio che prende carne. Allora mi è sembrato interessante lasciarci istruire da Papa Francesco questa sera, perché il discernimento ecclesiale, del quale poi vorrei consegnarvi alcuni criteri, se vorrete, come dire, un po' riciclarli, utilizzarli, si anima alla luce di questi verbi che Papa Francesco raccoglie all'interno di questo numero, appunto, 24 dell'Evangelii Gaudium. Il primo verbo, lo dico alla spagnola perché suona bene, come parla lui, primear, che significa letteralmente prendere l'iniziativa. Con discernimento, con tutte le prudenze del caso, ma siamo in un momento nel quale è fondamentale provarci, rompere l'immobilismo, rompere la stagnazione. Sarà la cosa giusta, sarà la scelta giusta, ma incominciare a rimettere movimento nelle nostre comunità. Il progetto pastorale perfetto non esiste, la ricetta perfetta non esiste. Esiste incominciare a fare qualche cosa, primear, prendere l'iniziativa, osare, sperimentare, cambiare e vedere se funziona, con la libertà che se non funziona, cambiamo. Dov'è il problema?
Dov'è il problema? No, una cosa deve durare per 800 anni per essere sicuri che davvero... Ma voglio dire, Gesù aveva una meta che era Gerusalemme, aveva uno scopo, un fine che era quello di offrire tutta la sua vita nella festa della Pasqua. L'agnello doveva arrivare a destinazione. Ma se avete un po' di dimestichezza con il Vangelo, la strada da Nazareth a Gerusalemme è tutta costellata di tentativi di Gesù di entrare in un villaggio, di fermarsi a casa di uno, di rompere le scatole a un altro, il cieco che lo blocca per via arriva in ritardo, magari aveva un appuntamento. Sembra tutto casuale, apparentemente, il cammino del Vangelo. E invece è proprio come viene il regno dei cieli, quella genialità, quella libertà, quella prontezza di saper cogliere l'occasione. E l'occasione la perdiamo se siamo chiusi nei nostri programmini, nei nostri progettini. L'occasione le perdiamo. Allora, primear, prendere l'iniziativa. Il secondo verbo, coinvolgerci. È il tempo di mischiarci, di immergerci. Noi abbiamo costruito la nostra comunità ecclesiale rispettando, distribuendo i ruoli, distribuendo gli incarichi. Abbiamo strutturato tutto con le distanze di sicurezza, chiarito di chi sono le competenze, perché l'ordine è la prima cosa che ci sta a cuore. L'ordine è importante. Ma quando il corpo è vivo, ma se il corpo è morto, quell'ordine non farà altro che aumentare l'odore della morte, l'odore della morte. Allora coinvolgerci, abbattere le distanze, scendere dai piedistalli, incontrarci, mischiarci, lasciarci raggiungere. Questo è il momento per rivedere alcune modalità che ormai abbiamo assorbito: gli orari, gli uffici, gli spazi sacri, profani. È un momento questo dove davvero rimettere in gioco tutto quanto, eccetto il fondamento, ma tutto il resto? Terzo verbo, accompagnare. Accompagnare significa, soprattutto per gli adulti della comunità, per chi ha un ruolo da pastore, per chi ha una vocazione paterna, materna nella comunità, accompagnare, dare fiducia, vincendo la tentazione sempre strisciante nella Chiesa del paternalismo e del maternalismo. La paternità è una cosa, il paternalismo è un altro. La maternità è una cosa, il maternalismo è un'altra cosa. E allora smetterla con questa mania di voler controllare, tenere tutto, dare fiducia, accompagnare e dare fiducia. È ovvio che significa avviare dei processi di cambiamento che probabilmente necessiteranno di anni, perché le persone non cambiano con un click, con un touch. Le persone cambiano in tempi lunghi, agricoli. Bisogna star dietro alle persone per degli anni. Quarto verbo, fruttificare. E allora oggi la Chiesa è chiamata a fare un cambio di mentalità enorme. Noi abbiamo assorbito la mentalità del mondo che è tutta concentrata sui risultati, sugli obiettivi, sul pareggio di bilancio, che probabilmente non riusciremo più a fare, ma non per scelta, ma per cause di forze maggiori. E noi siamo qui a dirci, non sarà forse un bene questa spogliazione? 800 anni fa, nella casa del Vescovo di Assisi, c'era un padre a cui non tornavano i conti, si chiamava Pietro di Bernardone, perché aveva un figlio che sperperava i beni di famiglia, regalandoli ai poveri. Questo figlio si chiamava Francesco.
l'ha portato in tribunale davanti al vescovo e ha preteso di pareggiare i conti. Francesco quel giorno fu obbligato a togliersi addirittura i panni che aveva addosso, perché erano del padre, e a restituirli. E le fonti ci dicono che il vescovo lo coprì con il suo mantello e se ne andò via così. Ma se oggi lo Spirito Santo desse alla nostra Chiesa questa letizia francescana, questa leggerezza, questa libertà. Suor Katia, ma queste sono favole, agiografie. Io con voi voglio fare una solenne professione di fede. Per me quel mantello del vescovo è stata esperienza. Esperienza. Il mantello del vescovo esiste. Esiste una chiesa. Esiste una chiesa capace di ricominciare con noi e di scommettere su questa leggerezza, su questa libertà. Perché possiamo anche noi andarcene via lieti e liberi e incominciare un'avventura di Vangelo. Da lì Francesco andò a San Damiano e incominciò con le pietre che erano là cadute a riparare la chiesa. Ci vollero gli anni, passarono 3 anni di solitudine, poi arrivarono i primi compagni. Ma quella libertà e quella leggerezza fu contagiosa, tanto che dopo una decina d'anni, 15 anni, erano quasi in 5.000 alla Porziuncola. Non è una favola, è la storia della Chiesa. E questa storia oggi è una responsabilità nostra. Fra 800 anni, chi verrà fra 800 anni? Vorrà raccontare le meraviglie che sono passate attraverso le nostre vite. La nostra vocazione è la santità. La nostra vocazione è la misura alta del Vangelo. La nostra vocazione è credere come fanno i bambini, perché se non ritorneremo come bambini a credere questa possibilità. Fra 800 anni saremo ancora qui a piangere sui nostri immobilismi, sulle nostre accidie e forse sulle nostre ignavie, sulla nostra ignavia. I frutti. Il frutto non è un risultato, il frutto è un figlio, il frutto è una vita che cambia, il frutto è un giovane che ritorna, il frutto sono un ragazzo e una ragazza che scelgono di sposarsi, il frutto è un amico che perdona l'amico, il frutto è uno che se n'era andato e torna e bussa alla porta della nostra comunità. Il quinto verbo è il verbo festeggiare. Festeggiare. Ci manca la gioia, fratelli. E questo è il motivo per cui il lievito ha perso di potenza, la luce si è affievolita e il sale ha perso il suo sapore. Ed è ovvio che un sale che non sala, una luce che non illumina, e un lievito che non fa crescere, non attira nessuno. Festeggiare. Il giorno del nostro battesimo ci è stato consegnato il Vangelo della gioia e la gioia del Vangelo. E questa sera ci diciamo con molta lealtà gli uni gli altri, io lo ripeto continuamente a me stessa, quando ogni tanto, come anche a voi penso, sento pungere nel cuore una tristezza o delle tristezze. E allora provo a non giustificarmi, provo a guardarmi un pochino dentro, accompagnata dalla parola di Dio,
e ogni volta scopro che alla radice delle mie tristezze non c'è mai il dolore. Mai ho trovato che alla radice delle mie tristezze c'è il dolore, che fa parte della vita, la malattia, il lutto, la perdita, il dolore, proprio il dolore che tutti sperimentiamo. Se vado a fondo alla radice delle mie tristezze, c'è sempre il peccato, mai il dolore. E infatti penso di non dire nulla di nuovo, come tanti di voi sperimento che il dolore e la gioia possono stare insieme, anche nello stesso tempo di vita, il dolore e la gioia. È il peccato e la gioia che non possono stare insieme. E, lo ripeto, perché è inutile dire cose nuove, ma approfondire le poche essenziali, l'abbiamo già detto, il peccato nella sua essenza è vivere la vita per noi stessi. E io vedo, faccio l'esperienza, che ogni volta che scivolo in questa tentazione, per Katia, allora subito si accende quella bestia brutta che è la tristezza. E allora tante volte mi sono chiesta, allargando questa riflessione alla Chiesa, alla comunità, se incontriamo una parrocchia triste, una comunità religiosa triste, una diocesi triste, non sto parlando evidentemente di quella di Biella, di altre, possiamo pensare che al fondo c'è una comunità che senza accorgersene ha finito per vivere per se stessa? E allora un colpo d'ala, colpo di reni, un colpo di santo orgoglio e tiriamoci su. Bene, allora alla luce di questa parola di Dio e di questa parola di Papa Francesco, questa sera vorrei consegnarvi, a partire dall'esperienza che anche vivo e dei quali continuamente condividiamo con tanta gente i frutti, vorrei consegnarvi alcuni criteri per avviare un discernimento ecclesiale nel piccolo di una parrocchia, ma visto che questo cammino è un cammino diocesano, magari anche nel grande, appunto, di tutta questa Chiesa che è in Biella, nei modi che poi lo Spirito vi suggerirà e che certamente saprete trovare. Il versetto con cui cuciamo tutto, perché ci mettiamo sempre in obbedienza alla parola di Dio, penso che possa essere a questo punto, questa sera, Galati 2:20. Non più io vivo, ma Cristo in me. Che tradotto letteralmente sarebbe anche meglio dire: non vive più il mio io dentro di me, ma in me è l'io di Cristo. E siccome l'io di Cristo è un io non chiuso in se stesso, individualista, ma è un io comunionale, è un io ecclesiale, è un io relazionale, ecco, non vivo più io isolata, isolato in me, abbarbicato in me, chiuso in me, ma in me vive la Chiesa, vive un corpo, la mia mente pensa in modo ecclesiale, il mio sentire è un sentire ecclesiale, il mio modo di ragionare, di discutere, di dialogare con gli altri è un modo ecclesiale. E ripeto, da cosa si capisce che è ecclesiale? Che nessuno di noi cerca se stesso, ma cerchiamo il bene che è la volontà di Dio per questa nostra comunità. Allora, fare un vero discernimento ecclesiale significa liberarci dalla tentazione di tenere in ostaggio la carne di Cristo. Tenere in ostaggio la carne di Cristo. Dov'è la carne di Cristo?
In questo momento dov'è Cristo? La carne di Cristo? Cristo con il suo corpo da risorto, dov'è? Le scritture e la Chiesa ci attestano, ci confermano che il corpo di Cristo, Cristo risorto, il Figlio, siede alla destra del Padre. È vero? Questo per noi è dogma di fede. Cristo è risorto ed è asceso al Padre e il Figlio risorto siede alla destra del Padre. Allora traiamone le conseguenze molto semplici. Se la Chiesa è il corpo di Cristo nella storia, nel tempo, nello spazio, quel corpo di Cristo risorto nella Chiesa, suo sacramento, nel tempo e nello spazio, allora che cosa si dovrà vedere? Si dovrà vedere che siamo seduti alla destra del Padre. Chi ci guarda da fuori dovrà vedere fratelli e sorelle seduti alla destra del Padre. Allora lo consegno alla vostra riflessione e alla vostra preghiera. Cosa significa questa? Che non è un'immagine, non è una suggestione, non è un pensierino spirituale, è la verità ontologica di ciò che la Chiesa è, corpo di Cristo, che mostra che cosa significa essere seduti alla destra del Padre, un'umanità che siede alla destra del Padre. Significa che dalla nostra vita traspare un'esperienza di figliolanza. Significa che mostriamo che cosa significa vivere liberi dalla paura della morte. Significa vivere liberi dalla paura del tempo che passa, dal fallimento, dalla paura del fallimento, dalla tentazione del potere. Questo significa mostrare che cosa significa stare seduti alla destra del Padre. Quindi non possiamo fare quello che vogliamo della Chiesa. Non possiamo gestirla a modo nostro. Non possiamo proiettarle addosso un'immagine che noi abbiamo della comunità che quasi sempre è a servizio delle nostre, a volte ambizioni, a volte paure, a volte fissazioni, a volte ossessioni. No, non possiamo tenere in ostaggio la carne di Cristo. Allora questo discernimento ecclesiale mette tutte le componenti ecclesiali in uno stato di conversione permanente. Penso che oggi una sfida grande, e dico qualcosa che ormai viaggia nell'aria da tempo, una sfida grande, fratelli sacerdoti, è vostra. È vostra. Perché come fa una mamma, un papà nella propria casa, come fa una superiora nella casa delle suore, chi è a capo di una comunità? Lo sappiamo molto bene. Inevitabilmente condiziona la vita della comunità, nel bene, ma purtroppo anche nel male. Chi di noi ha delle responsabilità di governo di una comunità, penso anche a chi è nella vita religiosa, inevitabilmente fa il cattivo e il bel tempo. Ora, penso che tutte le componenti ecclesiali, tutti, compresi i consacrati, religiosi, tutti siamo chiamati a purificare l'immagine che abbiamo di noi stessi e di quella corporazione ecclesiale alla quale apparteniamo, il clero al clero, i religiosi alla vita religiosa, i laici, il laicato. Tutti siamo chiamati a una grossissima revisione di vita e a prendere seriamente in considerazione un cammino di conversione. Oggi forse la Chiesa chiama voi fratelli sacerdoti a una trasformazione del vostro ministero,
che sempre più vada nella direzione della fraternità. E allora la sfida grande è proprio questa: come si fa ad essere padri e fratelli? Ma credo che sia il tempo anche per una conversione anche del laicato, perché penso di non dire nulla di nuovo. Spesso si avverte una pressione per cui la novità consisterebbe semplicemente nel sostituire una figura con un'altra. Adesso non so se vi faccio un po' sorridere, ma sapete che nella Chiesa ogni tanto rispunta fuori questa questione del sacerdozio alle donne. E siccome ogni tanto mi dicono che faccio delle cose un po' da prete, perché un po' predico, e normalmente lo facevano sempre i preti, ma voglio dire, lo fanno anche un po' le suore, i laici, insomma, un po' annunciare il Vangelo, ogni tanto qualcuno, no, un po' anche per fare un po' di dibattito, mi pungola su questa questione. E io sempre rispondo che penso che oggi la questione non sia il sacerdozio alle donne, ma sia proprio il sacerdozio. Perché c'è una questione molto profonda, molto grave, che se noi non cambiamo la dinamica, sostituire i soggetti, gli attori sul palcoscenico, non cambierà nulla. Allora la questione grossa è proprio tornare alle radici delle nostre vocazioni. Lo sappiamo bene, la tentazione dei discepoli, quella che ha attraversato tutti i 3 anni del cammino con Gesù, era sempre la stessa. Chi comanda? Chi di noi è il maggiore? Chi di noi è il più grande? E allora non è questione se comanda uno o comanda l'altro, ma il problema è cosa significa comandare nella Chiesa. Perché non basta sostituire un prete con un laico, il sacerdote con la suora, se non cambia la mentalità, la dinamica. Cade un dittatore e ne facciamo un altro e non abbiamo risolto niente. Ma abbiamo la libertà di metterci insieme e dire: sì, forse io sono chiamato a fare questo cambiamento, questa conversione, io questo, e fare a gara. Fare a gara per lasciare ciò che non serve alla Chiesa e aprirci a ciò che è davvero fruttuoso, fruttuoso. Allora, 7 criteri. Spero possano esservi utili per ripensare, ridiscernere il cammino semplice anche delle nostre comunità. Il primo criterio, l'abbiamo detto in 1000 salse, ma adesso lo fissiamo proprio come criterio di discernimento. Lo intitolerei così: uno per uno. Uno per uno. Ricominciare da una vera prossimità. Fare nostra la parola di Gesù che dice a Zaccheo, Luca 19,5, oggi devo fermarmi a casa tua, a casa tua. Ritornare a vivere la Chiesa come una prossimità, una relazione personale, personale. Conoscere uno per uno il nome, il volto, la storia, entrare nelle case, aprire le nostre case, uno per uno. È finita la pastorale degli eventi. Uno per uno, uno per uno. Sogniamo una Chiesa che non passa il tempo a fare commissioni, sottocommissioni, che poi diceva già negli anni 70 un cardinale famoso, di cui non cito il nome, che il miglior modo per affossare una proposta è creare la commissione. Basta, basta. Noi non abbiamo progetti, noi abbiamo persone. I progetti si fanno con le persone che ci sono. Non che facciamo i progetti e poi disperatamente andiamo in giro a cercare qualcuno che li realizzi e ci arrabbiamo con la gente perché non dà la disponibilità.
Non è più possibile lavorare così, non è più possibile programmare così. Allora, uno per uno, faccio un appello agli insegnanti. Sempre ci sono insegnanti. In tutti gli incontri che vivo, sempre qua e là ci sono gli insegnanti. Non vi faccio alzare la mano, ma sono certa che anche questa sera ci sono gli insegnanti. Prendo loro come categoria esemplare. Oggi tutti siamo chiamati ad entrare in scuola, voi che avete la possibilità di stare con i ragazzi più dei loro genitori, più del viceparroco perché al catechismo non ci vanno più, siete gli adulti che più di tutti avete tra le mani il mondo giovanile. Ma io ho sentito addirittura insegnanti di religione difendere la materia, la disciplina. Oggi non è più possibile, di fronte a questa emergenza educativa, difendere la disciplina. Oggi la materia che insegni, la disciplina che insegni, deve diventare un pretesto, perché quello è lo strumento che ti permette di incontrare i ragazzi e rispondere a quell'emergenza educativa che vivono. Perché tu con i ragazzi ci stai, io ci ho accesso ogni tanto, ma tu li incontri tutti i giorni e magari per più anni di seguito. Cambiare proprio la mentalità, che me lo dica un insegnante di matematica, che l'importante è la matematica, non lo capisco fino in fondo, ma lo posso accettare. Ma un insegnante di religione no. Tutti voi che insegnate le materie umanistiche, la filosofia, la letteratura, la storia. Trasformare il fine per cui fino adesso abbiamo faticato, lavorato, in pretesti. Lo scopo è un altro, raggiungere le persone. Mi sono fatto tutto a tutti. Allora, l'icona evangelica che ci guida in questo è Giovanni 13, la lavanda dei piedi. I piedi non si lavano dal pulpito, dove sono adesso io, e non si lavano neanche a distanza con gli idranti. Per lavare i piedi bisogna incontrare, chinarsi, ascoltare il bisogno, perdere il tempo, arrivare in ritardo al lavoro, accettare di prendere 28 all'esame, non 30 magari. Preferire un altro a se stessi, uno per uno. Secondo criterio, credo fondamentale per il discernimento ecclesiale oggi, l'ospitalità e l'accoglienza. Con la scusa che la parrocchia è la casa di tutti, abbiamo concentrato la carità in spazi organizzati, pubblici. A casa nostra però i poveri non vengono più, non bussano più. Ritornare a, come dire, fare accoglienza, fare ospitalità diffusa nelle nostre case. Questa modalità iperorganizzata non convince più nessuno, ma giocarci in prima persona. Pensate a un vescovo che nel proprio episcopio accoglie i ragazzi per le convivenze fraterne. Ma questo non sarebbe uno straordinario? Uno straordinario spazio per ripensare, a partire dall'episcopio, anche le nostre case in una forma nuova. Gli spazi, gli orari, i tempi. Terzo criterio, spazi di condivisione di vita, soprattutto con i giovani. Io, perdonatemi, ma lo dico in riferimento ad altre realtà, certamente non alla diocesi di Biella. Ovunque vado sento religiosi, sacerdoti che piangono perché hanno tante strutture e non sanno cosa farne, cadono a pezzi, non servono più a nessuno. Poi chiedi un comodato d'uso
e ci sono mille burocrazie. Sì, ma lì alla festa del Corpus Domini la usiamo per fare la sagra una volta l'anno. Ma lì c'è la proloco, ma lì c'è il comitato, ma lì. Offrire spazi di condivisione e di vita, soprattutto per i giovani e per i ragazzi. C'è una famiglia qua in mezzo a voi che può mettersi a disposizione, perché magari ha una mansarda dove può ospitare 2 o 3 giovani della parrocchia che non possono permettersi un affitto fuori casa. Però gli dai l'alloggio, li aiuti un po' e iniziano a fare un po' di esperienza di vita comune. Magari ogni tanto si prega insieme, si prendono i pasti insieme. Oggi, lo sappiamo, stiamo assistendo al fallimento della fede insegnata. L'aula del catechismo, la scuola cattolica, questo è un fallimento totale su tutta la linea. I ragazzi non ci stanno, se ne vanno. Sono sbagliati loro o a noi ci è sfuggito qualcosa? Ci è sfuggito da 5-6 secoli una questione di fondo, che la fede non si può insegnare. La fede non è prima di tutto un contenuto intellettuale. C'è un'intelligenza della fede, una teologia della fede. Ma c'è innanzitutto un incontro. C'è Filippo che sale sul carro dell'Etiope, cambiando il programma di quella giornata, come scrive gli Atti degli Apostoli, cogliendo l'occasione che sta passando e facendo strada con quell'uomo che apriva le scritture, non capiva nulla di quello che leggeva, perde tempo a spiegargli la scrittura, a tal punto che in quella relazione, in quella compagnia, in quel dialogo, quell'uomo dice: cosa devo fare per essere battezzato? E Filippo fa fermare il carro, c'era un po' d'acqua e subito lo battezza. È favola gli Atti degli Apostoli o è storia della nostra Chiesa? Una storia finita che non si ripeterà mai più o una storia che aspetta le nostre vite, le nostre vocazioni, per compiersi un'altra volta? Quanti etiopi, quanti stranieri passano sul loro carro? Hanno in mano il libro della vita e non sanno leggerlo, aspettano che qualcuno dia loro una parola per aprire i sigilli del libro della vita. Questi ragazzi, voi sacerdoti, averli in casa con voi, le famiglie, i catechisti, offrire spazi di vita fraterna. Ma questo che cosa comporta? Comporta rinunciare a certi spazi, rinunciare a certe comodità, tornare a casa pensando che ti stravaccherai sul divano e invece c'hai il salotto pieno di gente. Ma sapete che bello? Lo scrive Papa Francesco, quella frase bellissima dell'Evangelii Gaudium: e la vita ti si complicherà meravigliosamente. Meravigliosamente. Ci crediamo o non ci crediamo che torneremo a gioire della vita passando dal farcela complicare dalla gente? Quarto criterio, sono tutti legati come una filastrocca l'uno all'altro. Una paternità e una maternità allargata. La ricchezza più grande che abbiamo è il bene che ci vogliamo tra di noi. Parliamo sempre della famiglia in crisi, eppure dentro le famiglie circola anche tantissimo bene. Noi abbiamo questi bambini che stanno diventando bulimici di tanto amore, e la nonna, e la zia, e la mamma, e la cognata, e il fratellino, e la sorellina, sono bulimici, perché su poche teste gli adulti riversano, perché questi nanetti sono sempre in minoranza, riversano, noi riversiamo una marea d'amore.
una marea di attenzioni, una marea di regali. Viene Natale, quanta roba il tuo nipotino troverà sotto quel benedetto albero. Ma se questa potenza d'amore, di paternità, di maternità, che tra l'altro non è solo delle coppie sposate, ma è anche di tutti quanti noi, uomini e donne che magari non stanno vivendo un'esperienza di coppia, ma tutti possiamo portare a compimento l'amore dando paternità e maternità. Il Vangelo inizia con l'annuncio del Natale e il mistero dell'infanzia di Gesù. C'è un versetto, Matteo 2, versetto 18. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Allora oggi nel nostro discernimento ecclesiale noi siamo lì a vedere se, quando inaugurare le campane della chiesa, se abbiamo i fondi per ristrutturare l'organo. Ci sono non migliaia, milioni di vite in pericolo, milioni di piccoli che muoiono nelle foreste al confine tra la Bielorussia e la Polonia. Ma se abbiamo un cuore di padre e di madre, io non potrò risolvere tutto il grande, gravissimo problema delle migrazioni, ma uno me lo posso portare a casa, uno. Allargare la tenda della paternità e della maternità. Io questa sera voglio fare un appello, perché non è possibile che da 10 anni vi trovate nei gruppi famiglia, sempre voi e solo voi, e tra queste famiglie non è scappata fuori neanche una che si è resa disponibile a fare un percorso per l'affido, per l'adozione. Come è possibile che un parroco accompagna per 10 anni di fila un gruppo di famiglie e a nessuno di queste qua viene in mente, dopo aver mangiato, ritiri, convivenze, campeggi, tutto quello che volete, a nessuno viene in mente che c'è un'infanzia che grida? Rachele, questo versetto, Matteo 2,18, che si alza in quella notte in cui viene fatta la strage degli innocenti. Questo è il grido di Rachele. È il grido di tutte le mamme che, siccome sanno quanto costa una vita, quanto vale una vita, non possono sopportare che neanche la vita dei figli degli altri vada perduta. Penso alle comunità religiose. No, dobbiamo fare il progetto della casa famiglia e non so che cosa, e mille burocrazie. E dietro le carte ci giustifichiamo che poi alla fine accogliere non è possibile. Ci sono altre strade. Il discernimento ecclesiale deve cercare queste altre strade. La paternità e la maternità. È inutile andare a fare il pellegrinaggio a Medjugorje, a pregare i rosari, se poi accettiamo come fosse normale che migliaia di bambini crepino in fondo al Mediterraneo. È proprio inutile, è scandaloso davanti a Dio e davanti alla Chiesa e davanti ai fratelli. Fare le campagne contro l'aborto, questi benedetti valori non negoziabili che nessuno discute. Ma non può la vita di uno valere più della vita di un altro. O vale la vita di tutti, oppure stai mentendo, stai difendendo te stesso dietro quelle campagne da cattolico fondamentalista. O la vita vale ed è di tutti, o è la peggiore delle ingiustizie, la peggiore delle ingiustizie. Come Chiesa, Papa ci chiede di reagire, osare. Davanti a questi drammi noi dove siamo? In cosa siamo impegnati? Una paternità e una maternità allargata. Quinto, tutto legato uno all'altro.
Papa Francesco ce l'ha ridetto, ma non è un'invenzione sua. L'hanno accusato di comunismo. Andassero a leggere Pio XII, che mi pare comunista proprio non era. Leone XIII, che comunista proprio non era. Ma noi arriviamo all'oggi. Fratelli tutti, l'ultima lettera che ci ha regalato Papa Francesco, al numero 118-120. Un altro criterio oggi per il nostro discernimento è ricordarci che i beni che Dio ha creato sono a destinazione universale. Destinazione universale. E Papa Francesco, in continuità con Benedetto XVI, con Giovanni Paolo II, col Concilio e con tutti i pontificati, il Magistero, dalla fine dell'Ottocento, da quando ha preso vita, corpo, quella che noi chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa, ci ha ricordato ancora nell'Evangelii Gaudium, nella Laudato Si e tanto più nella Fratelli Tutti, che il diritto ad esistere viene prima del diritto di possedere. La Chiesa ha sempre difeso il diritto della proprietà privata, ma il diritto alla proprietà privata, e questo è magistero della Chiesa, non può prevaricare sul diritto ad esistere. I privilegi di alcuni non possono andare a violare i diritti di tutti, i diritti di tutti. Pensate che nel IV secolo, V secolo, Giovanni Crisostomo, Gregorio Magno, i grandi padri della teologia della Chiesa, che hanno scritto il simbolo che noi ogni domenica professiamo in Chiesa, nella Messa, scrivevano già IV, V secolo, se qualcuno non ha il necessario, è perché qualcun altro se ne sta disonestamente appropriando. Allora oggi una sfida enorme per la Chiesa sta anche in questo. La proprietà privata è un diritto secondario, è un diritto, ma secondario, non primario. Allora è inutile che stiamo, va bene, proviamo a capire come ripensare il catechismo, vedere come ridistribuire gli orari delle messe, che per cambiare un orario di una messa bisogna fare 5 consigli pastorali, siamo ridicoli oggettivamente. Ma perché non ci troviamo insieme e proviamo a vedere il conto corrente della parrocchia, in quale istituto bancario è depositato? Invito i parroci, quelli degli uffici degli affari economici, quelli che si occupano del sostentamento, a verificare sul sito del Ministero dell'Economia e della Finanza, non di Vatican.va o di Suor Katia, sul Ministero dell'Economia e della Finanza. Troverete pubblicata, l'ultima è del 2020, quella del 2021 ancora non l'abbiamo, la tabella aggiornata degli istituti di credito, banche, finanziarie e del quantitativo di denaro che investono nel finanziamento di aziende che commerciano in armi. La prima banca che appare in quella tabella, e lo dico pubblicamente perché è una tabella del Ministero, è la banca Unicredit. Più di 4 miliardi di euro per i finanziamenti agli armamenti. Tra quegli euro ci sono anche i tuoi risparmi, perché i soldi girano, ma sono quelli. Qualche fratello vescovo ha alzato la questione. Unicredit è anche la banca della Conferenza Episcopale Italiana. È la banca di tante parrocchie. Siamo liberi di scegliere
ma sapere che fine fanno i nostri risparmi, in quale circolo vengono messi a disposizione. Questo è un problema di coscienza morale. Qualcuno ha sollevato la questione, anche qualche vescovo, perché quando abbiamo venduto, non ricordo esattamente quanti mila euro di bombe cadute sullo Yemen, che hanno ucciso, mutilato migliaia e migliaia, soprattutto di bambini, quelle bombe le abbiamo finanziate noi. Oggi il discernimento ecclesiale comporta anche che diamo dei segnali seri, che ci togliamo dalle zone di compromesso, che proviamo a scegliere, magari perdendoci, perché altrove magari non ci sono tassi favorevoli, ma non nel mio nome, non con i tuoi risparmi di una vita. Allora, la destinazione universale dei beni significa ripensare l'uso della proprietà privata, l'investimento dei risparmi che abbiamo, ripensare le strutture. Sono cose serie. Ma penso che il mondo in cui viviamo non si accontenterà più, già non si accontenta, di vederci fare i bans con i bambini all'oratorio, organizzare la sagra in occasione della festa del patrono. È finito questo tempo. Diamo dei segnali di essere cristiani seri. E quello che faremo non è contro nessuno, però scegliamo di essere dalla parte della vita, la vita di tutti, non solo la vita di qualcuno, la vita di Dio, la vita di Dio. Sesto, dalla parte degli ultimi. Dalla parte degli ultimi. Gesù nel Vangelo portato in tribunale, Giovanni 18:23, chiede a quel soldato che lo umilia con quello schiaffo: perché mi percuoti? Cristo è lì dove ha detto che si sarebbe fatto trovare. Ricordate cosa ci ha detto? Ogni volta che avrete fatto questo a un piccolo, l'avete fatto a me. Allora, chi domanderà conto degli schiaffi? Atti 9:14. Cristo chiede a Paolo, ancora Saulo, sulla via di Damasco: perché mi perseguiti? Se non sono oggi i cristiani a chiedere a chi percuote, a chi perseguita, a chi umilia, a chi confina, a chi ghettizza, a chi discrimina, se oggi nella Chiesa non si alza una voce forte che aiuti questo mondo, questa cultura a vincere la discriminazione più radicata che c'è nelle culture di tutto il mondo, che è quella verso la donna. Ieri è uscito un libro pubblicato da San Paolo sugli abusi nella vita religiosa femminile. Ovunque ci sono donne
che soffrono abusi, violenze, discriminazione. Questa credo che debba essere una questione al centro del discernimento della Chiesa. E ultimo criterio, la vita nello Spirito come cuore pulsante della nostra esistenza. Ce lo siamo detti in altre occasioni, lo ripetiamo adesso, a conclusione di questo quarto incontro. Probabilmente alla radice di tante fatiche c'è un unico problema, che è la fede. La fede. E allora ci lasciamo così. E se ricominciassimo a credere, se ricominciassimo davvero a credere, io l'augurio nel mio piccolo che vi faccio, alle comunità parrocchiali, ma tutta la diocesi di Biella è proprio questa. E lo credo e prego, e vorrei che provassimo a crederci e a pregare insieme per questo. Che accadrà un giorno, ma magari è già accaduto e di questo rendiamo gloria a Dio, nel quale qualcuno, un giovane, una coppia di sposi, un ragazzo, una vedova, una persona sfasciata dalla vita che passa di lì quasi per caso, possa dire guardandovi: che bello stare qui, farei la tenda. Sono le parole che Pietro ha detto a Gesù sul monte Tabor. Sempre si rimprovera questo Pietro che ha fatto un'uscita un po' fuori luogo. Io sinceramente non ci vedo nulla di male. Perché rimproverare? Pietro ha detto tante stupidaggini ogni tanto, come quella volta che gli ha detto no, non ti capiterà mai, e si è sentito dare del Satana. Per una volta che ha detto una cosa buona, valorizziamolo un po'. Ma certo Pietro, davanti a quello spettacolo, Cristo luminoso, Cristo nella comunione che parla con Mosè ed Elia, Cristo anticipo del paradiso, ovvio, il minimo è dire che bello, che bello. Non è che posso fare una tenda e mi fermo qua anch'io? Pensate il giorno in cui un giovane, una famiglia, vi dirà così: che bello, posso fare qui la tenda? Che bella la vita che tu vivi, posso viverla anch'io la vita che tu vivi? Vorrei vivere come vivi tu. Io penso che quel giorno potete dire: Signore, ho fatto la mia parte, se adesso vuoi prendimi con te, perché tutto quello che dovevo fare l'ho fatto. La vita è compiuta. Il giorno in cui qualcuno ci dirà: ma che bella questa vita che tu vivi, vorrei viverla anch'io, posso viverla anch'io, come si fa a vivere come vivi tu? Quel giorno siamo pronti per partire per il paradiso. Abbiamo compiuto la nostra missione. Io mi fermo qui e davvero vi dico grazie dal profondo del cuore, perché questa condivisione non so se a voi sarà servita a qualcosa, certamente a me sì, perché mi ha aiutato a riflettere, a raccogliere, e vi dico la verità, anche rispetto alle cose che vi ho consegnato questa sera, anche a scegliere di rischiare. Quando si parla e ci si espone, si rischia il commento, si rischia la critica, forse stasera rischio anche la querela, non lo so, ma non fa niente,
perché le mie parole non hanno voluto essere contro nessuno, ma spero che vi siano arrivate come parole a favore della vita, come qualcuno che nella propria povertà però ama così tanto la Chiesa da non poter sopportare di rimanere lì senza far nulla. E allora spero di aver incontrato fratelli e sorelle che amano così tanto la Chiesa da dire sì, penso che tocca a me, e a dire eccomi, come ha fatto la Vergine Maria. Il proseguo di questo cammino penso che il Vescovo Roberto, insieme a chi lo aiuta, i suoi vicari, i sacerdoti, tutti quanti voi che lo aiutate nel discernimento, insieme a lui capirete come continuare. Abbiamo gli altri appuntamenti che poi Don Filippo certamente ricorderà, gli esercizi e via dicendo, ma mi fido, ecco, che abbiamo condiviso questa passione, la passione proprio e l'amore per la Chiesa. Buon cammino allora a tutti quanti. Allora, vi ricordo che il prossimo appuntamento che abbiamo è la possibilità degli esercizi spirituali a Europa. E le date dovreste già averle, dall'8 all'11 di febbraio, dal 15 al 18 di febbraio. E i volantini e le foto li trovate sui social, li trovate un po' girando su WhatsApp, li trovate dappertutto. Se non ve la cavate e volete farlo, mi cercate o in parrocchia o nella mail, dove volete, e io vi scrivo, ben volentieri. Posti ce ne sono tanti perché Europa è accogliente e in quel periodo non è freddo. Ecco, e la neve è perfetta. E poi vi ricordo... all'uscita, se volete, che ci sono due libri scritti da Suor Katia a disposizione, e li trovate lì vicino al portone centrale. Adesso Don Paolo ci saluti. Forse il tempo della conclusione non c'è. Forse è il tempo in cui il seme lo mettiamo in terra, lo deponiamo nella terra, e scendendo nella terra il seme richiede sempre tempo. È il tempo allora per noi di questo tempo di avvento che andiamo a vivere, ma può anche essere il tempo della preghiera in cui deponiamo un po' le parole che ci ha detto Suor Katia, quelle che ci hanno colpito, quelle che ci hanno lasciato un po' lì perplesso, quelle che forse non tutte condividiamo, però le deponiamo nella terra queste parole. E cosa capita? Che le lasciamo lì e non ci pensiamo più? No, perché la parola lavora sempre. Allora dobbiamo lasciare che la parola, le parole che abbiamo ascoltato insieme questa sera, possano lentamente un po' morire a loro stesse per produrre qualcosa in noi. Allora possiamo farlo soprattutto nella preghiera personale che siamo chiamati a vivere. Possiamo farlo nella preghiera comunitaria, portando nei nostri incontri di preghiera le provocazioni, lo stile che Suor Katia ci ha consegnato. Possiamo farlo nel confronto tra di noi, come prima ci diceva, nelle nostre comunità, condividendo non solo sensazioni e impressioni, ma qualcosa di più, la volontà di camminare insieme, la volontà di cambiare, la volontà di sperimentare uno stile nuovo. Ecco come il seme può lentamente morire a sé, iniziare a buttare fuori qualche timido germoglio,
e lentamente, con calma, questo germoglio bucherà il suolo e verrà la luce, incontrerà il sole, potrà crescere. Ecco, credo che sia questa la conclusione a cui siamo chiamati, non a lasciare cadere le cose, ad archiviarle come delle parole buone, sentite o meno buone, ma come parole che devono lentamente germogliare, lentamente hanno bisogno dell'umidità della terra, del silenzio, della perseveranza, del confronto, per così crescere e dare un frutto che sicuramente considereremo inaspettato rispetto a quello che pensavamo in partenza. Mi pare che il tempo che andiamo a vivere, il tempo d'avvento, sia il tempo propizio, è il tempo della crescita silenziosa del Verbo nel grembo della Vergine Maria, il tempo della vigilanza, ecco, il tempo dell'attenzione a cogliere la presenza di Dio. Ringraziamo di cuore Suor Katia, la portiamo nella nostra preghiera, pregando per lei, per l'esperienza dei fratelli e delle sorelle della fraternità Evangelii Gaudium. Ci diamo appuntamento per il mese di febbraio, per gli esercizi, chi potrà. Anche in questo caso saremo un piccolo seme, non saremo forse in tantissimi, chi lo sa, ma saremo sicuramente pronti a confrontarci con questa parola che lentamente cresce nel suolo e desidera germogliare. Allora grazie di cuore a tutti per questo ascolto così fecondo, e concludiamo in due modi. La prima conclusione è, allora facciamo prima la conclusione seria, allora la conclusione seria è che noi che siamo un po' biellesi dobbiamo già un pochettino abituare la Madonna d'Europa ad ascoltare Suor Katia quando verrai poi su ad Europa, e allora ci alziamo in piedi. Ci alziamo in piedi e offriamo fin da ora, fin da adesso, tutti i desideri di bene, tutta la volontà di cambiamento che il Signore ha messo nel nostro cuore, tutta la nostra passione per la Chiesa, per le nostre comunità, per le nostre famiglie, per i poveri, per gli umili, e chiediamo e lo mettiamo in quelle mani tenere e materne della Vergine Maria e chiediamo che possa accadere in noi quello che è accaduto in lei, che si è sentita tanto piccola, si è sentita serva, ma in lei ha riconosciuto che il Signore ha fatto grandi cose. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Monte di Europa, prega per noi. Santo Stefano, prega per noi. E la seconda conclusione invece è proprio un ringraziamento a Suor Katia, però lei si è dimenticata di darci un criterio, ecco, di prova di una vera fraternità, e che quando una fraternità è vera e buona, bisogna sempre concludere un pranzo, anche semplice, così normale, con qualcosa di dolce, perché questo poi moltiplica la gioia tra le persone che siedono al tavolo. Allora, Suor Katia, pensavamo di correggere questa dimenticanza che hai lasciato. Peso. Grazie di cuore, buonanotte a tutti.